Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel territorio. Ci troviamo a Pieve di Cadore, in particolar modo nella sede della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, dove incontriamo la Presidente Maria Giovanna Coletti, che saluto e ringrazio. Bentrovati a voi, grazie per essere qui. Grazie. Siete nella casa di Tiziano Veceglio, detto l'oratore, per distinguerlo dal pittore. È una casa molto particolare, una casa speciale, una sede storica, una casa dalla tipologia alpina, ma con tutta una serie di connotazioni molto colte, molto manieriste, dalla lavorazione delle pietre allo studiolo dipinto, con il tema delle grottesche, che era un tema tipico del manierismo romano e poi italiano, pensiamo a Palazzo Te di Mantova, e quindi l'uomo di lettere, quale era Tiziano, detto l'oratore, si farà un edificio dove poteva riconoscersi e soprattutto a lasciare una testimonianza della propria cultura. Un privilegio per noi, Presidente, trovarci qui in questo luogo speciale per conoscere comunque più da vicino l'attività della fondazione che lei presiede. Comincerei però a raccontare un pochino la figura del maestro di Tiziano. Che cosa ci può dire brevemente? Innanzitutto Tiziano è un caso nel panorama culturale italiano che è vastissimo. È un caso a sé stante, è un pittore imprenditore, è un pittore che ha una dimensione europea, è il primo artista europeo perché lavora per una committenza vasta. Pensiamo da Madrid a Vienna, alla Germania, alle corti italiane. Avrà Papa Farnese, Paolo III Farnese sarà un suo grandissimo estimatore, quindi sapeva produrre per una committenza vastissima. E cosa fa Tiziano? Quindi crea una bottega dove all'interno si trovavano le diverse specialità, ma soprattutto crea un marchio, il marchio Tiziano, che pensava che potesse perdurare anche dopo la sua morte, ma così purtroppo non sarà. Spiccata comunque, lo ricordava, anche la sua indole imprenditoriale. Ma certo, apparteneva ad una famiglia che era impegnata nel commercio, pensiamo al commercio del legname che Tiziano anche continuerà quando era pittore. Non a caso la famiglia aveva un approdo a Venezia e una delle case, la casa ultima di Tiziano, sarà proprio vicina all'approdo. Quindi diciamo anche la pittura e il commercio sono le due facce di uno stesso lavoro. Forte comunque è il suo legame con il territorio d'origine, benché Tiziano, lo ricordava, è un uomo di mondo, possiamo dire così. Sì, è un uomo di mondo ma con un profondo legame verso il Cadore, dove mantiene sempre i contatti, avrà sempre, eserciterà un potere sul Cadore e avrà rapporti strettissimi con la magnifica comunità, certo. Veniamo adesso proprio a parlare della fondazione, qual è quindi il suo ruolo e ricordiamo adesso c'è stata un'estate dove il turismo culturale a Pieve di Cadore, uno dei luoghi comunque maggiormente a vocazione turistica della provincia di Belluno, il turismo culturale ha un grande rilievo. Certo, la fondazione nasce su un preciso progetto di Francesco Valcanova, che è stato un grande studioso di storia dell'arte veneta e allora consigliò la magnifica comunità di Cadore proprio di realizzare un centro studi sul maestro, non potendo avere una pinacoteca tizianesca, non potendo avere grandi testimonianze, allora ecco che creare un centro studi significava mantenere viva la memoria del maestro. E così sarà nel 2003, l'allora presidente Giancandido De Martin riuscì a portare davanti al notaio una serie ampia di soci che appartenevano al mondo delle istituzioni, a quello dell'imprenditoria, alle varie categorie anche bellunesi, sono rappresentate dentro alla fondazione come il semplice privato. Quindi si è costituito un fondo e diciamo che purtroppo non c'è oggi una legge che garantisca un introito certo, sicuro alla fondazione.
La fondazione vive grazie a bandi che si vincono, grazie magari a istituzioni che ci danno una quota, ma che quella quota non è la certezza. Ecco, quindi diciamo che la fondazione va avanti con grandi idee, ma si scontra costantemente con i limiti della quotidianità. Si diceva dell'estate tizianesca. Ecco, abbiamo voluto creare, lo feci io nel 2005, proprio creare un contenitore, usiamo questa parola, che raccogliesse una serie di manifestazioni, di appuntamenti per richiamare Tiziano e il suo territorio in una comunanza, in una, diciamo, immersione nell'ambiente, un'immersione nel paesaggio soprattutto, paesaggio montano del Cadore che è anche il paesaggio di Tiziano. Quindi siamo partiti con delle conferenze, poi alle conferenze si sono uniti anche i concerti, facciamo una bella stagione di concerti con anche un bravo maestro che ne ha la cura, che è il maestro Delio Cassetta, quindi c'è una serie di concerti nelle antiche chiese del Cadore e devo dire che i suoi concerti sono molto seguiti. Ecco, ai concerti poi abbiamo aggiunto i laboratori, anche questa è una cosa molto importante. Ci siamo chiesti, ma come possiamo oggi ricordare Tiziano? Attraverso la contemporaneità, ma attraverso delle esperienze, attraverso i giovani già formati, ma che vengono a Pieve di Cadore e che fanno delle altre esperienze laboratoriali con altri artisti. E questo trovo che sia straordinario. E abbiamo giovani che vengono e che fanno dei soggiorni di 2 settimane in una immersione totale nell'arte, ma nell'ambiente tizianesco. Il comune di Pieve di Cadore mette a disposizione il forte di Monterico, noi abbiamo anche creato una residenza d'artista che è propedeutica proprio a questi corsi. Quindi un insieme, diciamo, di iniziative che raccolgono un vasto pubblico. Poi cosa facciamo? Abbiamo le tradizionali conferenze, presentiamo i più importanti restauri che vengono fatti nel Veneto, abbiamo un legame particolare con Sei Venice, l'associazione di americani che stanno restaurando ovvero Venezia, ma soprattutto le opere di Tiziano, quindi c'è per forza c'è un legame fortissimo con loro. Ecco, qui sul territorio comunque cadorino c'è stata un'anteprima a livello mondiale, certo, se non sbaglio. Certo, abbiamo voluto ospitare, perché la Fondazione ha sostenuto un'operazione molto attesa nel mondo, il più grande studioso di Tiziano inglese, Charles Hope, ha deciso di dare alla stampa 50 anni di studi su Tiziano, ha ricercato i documenti in tutti gli archivi possibili d'Europa e finalmente il lavoro non è ancora stato stampato, è in corso di stampa come sempre capita, immagini che sono 6 tomi, la pubblicazione ogni numero è 6 tomi di documenti tizianeschi, quindi migliaia e migliaia di documenti raccolti che possono stare nello studio, nella biblioteca di qualsiasi studioso senza dover correre a cercare in giro per mezza Europa documenti che magari prima erano sconosciuti. Quindi un lavoro di inestimabile valore. Un lavoro valore. Molto atteso, un lavoro strepitoso e che noi abbiamo voluto ospitare a Pieve di Cadore, quindi l'editore, anche Paul Holberton, assieme a Charles Hope, sono venuti a Pieve di Cadore e in magnifica comunità abbiamo presentato questa operazione, ma sono venuti i suoi loro amici da Vienna, dal Kunsthistorisch, un po' da ovunque, proprio per un momento di grande festa. Ecco, perché è stretto anche il legame con la magnifica comunità di Cadore. Certo, noi siamo ospiti dentro la casa che appartiene alla magnifica comunità di Cadore, che è il socio che ha voluto, come dicevo prima, fondare la fondazione. E poi, fra le altre iniziative, Presidente, spicca anche una ulteriore progettualità che si è basata sul linguaggio filmico. Certamente, quest'anno abbiamo prodotto un docufilm
della durata di appena 52 minuti, durante il quale si racconta la vita di Tiziano, ma molte immagini sono del suo territorio, del Cadore, quindi questo prodotto che pare, che piace, che è di qualità, diventa una sorta di ambasciatore del Cadore nel mondo, perché il docufilm è già stato presentato con successo a Milano, a Palazzo Reale, agli Uffizi, alla Galleria Borghese di Roma, a Ca' Foscari a Venezia, poi ci sono anche istituti di cultura italiani all'estero che ospiteranno la proiezione di questo, diciamo, prodotto molto pregiato, colto, raffinato, dove la musica ha un ruolo particolarissimo accanto alle opere di Tiziano. La musica è di Matteo D'Amico, quindi composizione contemporanea, che diventa la quarta voce insieme a quella del grande Augusto Gentili, della grandissima Stefania Mason e di Enrico Maria Dal Pozzolo, che sono le voci dei narratori, degli studiosi tizianeschi che presentano Tiziano nel suo aspetto, diciamo, più intimo, anche meno conosciuto. Ecco, lei ha citato Ca' Foscari, fondamentale anche il rapporto con l'ambiente universitario, con l'ambiente scolastico. Beh, certamente noi siamo in costante rapporto con le diverse università. Ad esempio ospitiamo giovani per stage che giungono dalle università che sono di Bologna, di Milano, ma soprattutto Udine, Venezia e Padova e Verona, delle università più vicine, e qui dentro i giovani fanno la loro formazione. Quindi a seconda del periodo in cui vengono e a seconda della loro specialità li mettiamo in contatto con quella parte di storia dell'arte che a loro magari di più serve, che imparano anche a comunicare. Insegniamo anche il linguaggio della comunicazione specifica, diciamo a seconda del periodo nel quale vengono, perché se arrivano durante l'estate tizianesca lì chiediamo di tutto, chiediamo flessibilità enorme, dalla gestione di una sala ai comunicati, agli inviti, all'accoglienza delle persone. Una grande esperienza per i giovani. Certo, una bella esperienza. I ragazzi se ne vanno stanchi ma felici, ovvero non hanno solo fatto fotocopie, anzi non ne fanno, è vietato. La corposa attività scientifica che viene svolta ha portato anche alla creazione di una biblioteca magnifica. Certo, sempre è stato un dono questo, un dono dello studioso Roger Rerich, che lasciò alla fondazione la sua biblioteca tizianesca, e quindi da lì è partita la costituzione della biblioteca, che oggi naturalmente viene implementata, quindi è specialistica su Tiziano e il suo contesto. È naturalmente dentro al sistema bibliotecario nazionale, quindi si può vedere i libri che noi abbiamo ed è aperta agli studiosi ma anche agli studenti. Ecco Presidente, lei da tanti anni guida questa fondazione, il prossimo anno 2023 ci sarà un anniversario d'eccezione. Sì, c'è il secondo anniversario, i 20 anni, dove vedremo che cosa riusciremo a fare. Sarà un po' una sorpresa, ci siamo detti, vedremo di dare al territorio una sorpresa, nel segno di una nostra presenza costante. Nei primi 10 anni, per il decimo anniversario, il primo, abbiamo portato la pala di Anversa, che era l'opera, una delle grandi opere della giovinezza di Tiziano. Quindi per la prima volta in 500 anni arrivava un'opera di Tiziano a Pieve di Cadore. Questo è stato il dono che noi abbiamo voluto fare al territorio. Per l'anno prossimo, vicinissimo, abbiamo un'altra idea differente, ma sempre affascinante. Lascia un po' di segretezza. Ecco, allora con questo clima di suspense, Presidente, noi ci salutiamo, la ringraziamo ancora per averci accolto in questo magnifico luogo e auguriamo a tutti voi buon lavoro. E grazie a voi, e sapete che le porte della Fondazione per Tele Belluno sono sempre aperte. Grazie e buon lavoro. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.